In questo video studiamo il grafico di una funzione. Prendiamo questa funzione come esempio. Come primo passo andiamo a studiare il suo dominio. In questo caso il numeratore è sempre definito, mentre invece il denominatore non è definito quando x è uguale a 0. Il dominio coincide con tutto l'asse reale tranne lo 0. Andiamo quindi a classificare questo punto di discontinuità calcolando il limite destro e sinistro per x che tende a questo punto della funzione. Al numeratore abbiamo 1 meno 4 fratto una quantità che tende a 0 negativamente, quindi il risultato del limite è più infinito. Similmente abbiamo meno 3 fratto 0 più, quindi il risultato del limite è meno infinito. Quindi possiamo concludere dicendo che il punto x uguale a 0 è un punto di discontinuità di seconda specie e x uguale a 0 è un asintoto verticale per la funzione. Ora vogliamo studiare il segno agli zeri della funzione e per farlo discutiamo separatamente numeratore e denominatore. Algebricamente è difficile risolvere questo tipo di disequazione, quindi studiamo il segno del numeratore usando i due grafici, il grafico di e alla x e il grafico di 4 meno x alla seconda. Vediamo che queste due curve si intersecano in due punti, chiamiamoli alfa e beta, e quindi avremo che e alla x è maggiore di 4 meno x alla seconda quando x è minore di alfa oppure x è maggiore di beta. Il segno del denominatore è facile perché x è maggiore di 0 quando x è positiva. Quindi facciamo il prodotto dei segni 0, alfa lo vediamo graficamente che è circa meno 2, beta è circa 1. Negativa tra i valori per i valori compresi e il segno del denominatore è per x maggiore di 0. Facciamo a questo punto il prodotto dei segni e vediamo che qui la funzione è negativa, in questo tratto la funzione è positiva, qui è negativa e qui è positiva. Concludiamo che la funzione è positiva quando x è compreso tra alfa e 0 oppure è maggiore di beta. Inoltre, sempre dallo studio del numeratore, osserviamo che la funzione ammette due zeri che sono esattamente alfa e beta. Passiamo ora a studiare il comportamento della funzione agli estremi del dominio, quindi a più o meno infinito. Andiamo adesso a studiare il limite per x che tende a più o meno infinito della funzione. Limite per x che tende a meno infinito. Quando x tende a meno infinito e alla x tende a 0, questo tende a infinito, ha l'andamento di x quadro fratto x, quindi il risultato è meno infinito. Valutiamo il limite per x che tende a più infinito. Quindi il numeratore ha un andamento asintotico e va come e alla x. Il denominatore è come x e quindi il risultato è più infinito. Siccome entrambi i limiti sono uguali a più o meno infinito, ha senso andare a ricercare l'esistenza di asintoti obliqui. Nel caso di più infinito, comunque non avremo un asintoto obliquo perché pur avendo un x al quadrato al denominatore, l'andamento asintotico sarebbe comunque determinato da e alla x e quindi il risultato del limite sarebbe più infinito. Andiamo invece a vedere se la funzione ammette un asintoto obliquo per x che tende a meno infinito. X per x alla seconda. Vediamo, questo termine tende a 0 e la funzione tenderà a 1, che è uguale al coefficiente angolare dell'asintoto obliquo. Dobbiamo ora determinare Q l'intercetta. Quindi
andiamo a calcolare il limite per x che tende a meno infinito di f di x meno mx, quindi di e alla x più x alla seconda meno 4 fratto x meno mx, quindi meno x. Andando a svolgere tutti i calcoli, anche in questo caso e alla x tende a 0, quindi meno 4 fratto x tenderà a 0. Abbiamo quindi trovato che limite per x che tende a più infinito della funzione è uguale a più infinito, non ammette asintoti obliqui, mentre limite per x che tende a meno infinito, la funzione ammette un asintoto obliquo di equazione y uguale a x. Calcoliamo la derivata prima di questa funzione usando la regola di derivazione del rapporto e troviamo che è uguale quindi questa è la derivata della funzione. Adesso vogliamo andare a studiare il segno della derivata. Come precedentemente lo facciamo numeratore e denominatore. Osserviamo che il denominatore è sempre non negativo. Quindi è interessante andare a studiare il segno del numeratore. Quindi e alla x per x meno 1 maggiore di meno x alla seconda meno 4. Come nello studio del segno della funzione, anche in questo caso algebricamente è un po' difficile risolvere questa disequazione, quindi andremo a ragionare sul grafico di questa funzione e alla x per x meno 1 e il grafico della parabola meno x quadro meno 4. Andiamo a paragonare due grafici, il grafico verde è il grafico della funzione e alla x per x meno 1, il grafico grigio è il grafico della parabola, e osserviamo che la prima curva è sempre maggiore della curva grigia. Quindi questa disequazione è soddisfatta per ogni x reale. E concludiamo che la derivata prima è sempre positiva per ogni x diverso da 0. Tolgo lo 0 perché è escluso dal dominio. Abbiamo adesso tutti gli elementi per poter disegnare questa funzione. Il dominio è tutto l'asse reale tranne lo 0 e con lo studio dei limiti avevamo visto che x uguale a 0 era un punto di discontinuità di seconda specie, limite per x che tende a 0 da sinistra è più infinito, limite per x che tende a 0 da destra è meno infinito. Avevamo trovato due zeri per la funzione alfa che era circa meno 2. E beta circa 1. Avevamo studiato il segno, quindi la funzione è positiva tra alfa e 0 e da beta più infinito e quindi sarà negativa nel complementare. Avevamo studiato il comportamento della funzione agli estremi del dominio anche a più o meno infinito. A meno infinito la funzione ammette un asintoto obliquo e la funzione è sempre crescente. Quindi disegniamo la funzione in questo semipiano. Adesso andiamo a disegnare la funzione in questo semipiano per x maggiore di 0. Se andassimo a studiare anche la derivata seconda di questa funzione, troveremo che ammette anche un punto di flesso, ammettendo questo come suo grafico. Abbiamo quindi studiato il grafico di questa funzione e abbiamo visto che si rappresenta in questo modo.